Viva la libertà è tratto da un libro che è Il trono vuoto, che è tra l'altro candidato domani, no, tra 2 sere, dopodomani, 12 nomination per il Davide Donatello. E abbiamo Michael Cunningham che ha scritto un libro con cui ha vinto il premio Pulitzer, Le ore, da cui è stato tratto un film, diciamo, mitico. E quindi la nostra domanda era rivolta a loro. Giorgio Vastraten poi coordinerà questo incontro. Era proprio co cosa c'è in questa vocazione? C'è una vocazione nel libro, c'è una vocazione nel romanzo che porta al cinema. Roberto Andò è anche un regista, naturalmente Michael Cunningham è solo, tra virgolette, uno scrittore, e quindi siamo qui per sentire la loro esperienza. Giuliano, ti chiamo, visto che noi siamo ospiti del gabinetto VSE, ti ringrazio molto e ti do la parola. Ciao. Grazie. Buonasera, benvenuti. Mi spiace di essere proprio io a dare fine ufficialmente all'aperitivo, ma qualcuno doveva pur farlo, altrimenti Marangoni proseguirebbe a oltranza. Volevo darvi semplicemente, senza tanti lunghi saluti, il benvenuto questa sera a questa edizione veramente speciale del Festival Fonretsori, Premio Città di Firenze, perché sta succedendo un fenomeno abbastanza straordinario, cioè che questo festival, pur avendo le difficoltà, come succede peraltro non solo a questo evento, ma anche a molte altre manifestazioni culturali nel nostro paese, in termini di finanziamenti, reperimento di fondi e quant'altro, si sta espandendo quasi miracolosamente, nel senso che si riducono i fondi ed aumenta il numero degli eventi, degli incontri, dei dibattiti. Quest'anno sono addirittura 14, con perfino alcuni momenti che si sovrappongono tra di loro. E questo, devo dire, secondo me è la testimonianza dello spirito che anima questa manifestazione, dello spirito che anima fin dall'inizio Beatrice Fonretsori, che noi non ringrazieremo mai abbastanza per quello che, per il regalo che tutti gli anni ci fa, dello spirito che anima la sua squadra e in particolare i due pilastri ormai, diciamo, incontornabili che sono Alba Donati e Javier Montes. E quindi ecco, credo che davvero meritino, ma ancora di più quest'anno, in circostanze non necessariamente facili, di avere il successo che anche queste prime battute stanno avendo. Questa sera si parla di cinema, un tema ovviamente dei rapporti tra letteratura e cinema, un tema che è familiare ai frequentatori del nostro festival, anche grazie all'aiuto di Volker Schlondorf, che non so se è qui questa sera, ma che da anni ci aiuta a dare vita alla serata all'Odeon, che anche domani sera ci sarà con protagonisti Jeremy Irons e Laura Morante. Abbiamo degli interlocutori molto qualificati per parlarne questa sera: Roberto Andò, Michael Cunningham, a moderarli molto autorevolmente Giorgio Van Straten. Però devo dire che è difficile immaginare, anche nei rapporti tra letteratura e cinema, di superare l'esempio di Grigor von Rezzori, che nella sua biografia racconta dei suoi incontri con il mondo del cinema, che sono abbastanza superlativi, sinceramente. Io vi invito ad andare a leggere il libro, ma in due battute, Fonretsori, al contrario di altri scrittori che diventano sceneggiatori o in alcuni casi anche registi, ha avuto il privilegio di interpretare il ruolo del patrigno di Brigitte Bardot in un film di Louis Malle.
e poi l'anno dopo ha scritto una cronaca assolutamente straordinaria della realizzazione in Messico di un altro film di Louis Malle e della concorrenza tra le due attrici star di questo film, che erano appunto la stessa Brigitte Bardot e Jeanne Moreau. La raccolta di questi articoli, che è davvero esilarante, si chiama una cosa come I morti a posto, i morti al loro posto, che era l'ordine che il regista dava all'inizio delle riprese, perché c'erano moltissimi morti in questo film di rivoluzioni messicane, quindi i morti dovevano immobilizzarsi quando iniziavano le riprese. E appunto c'è questo racconto molto divertente di questa rivalità, che poi ha suscitato qualche polemica all'epoca e credo che abbia provocato l'espulsione di von Rezzori dal mondo del cinema, però rimane a mio avviso un esempio abbastanza insuperato di partecipazione o di intreccio tra uno scrittore e il mondo del cinema. Detto questo, io ancora una volta vi lascio in mani ben più capaci, vi auguro una buona serata e vi ringrazio di essere qui al VSE questa sera e nel corso delle prossime due giornate. Buonasera. Allora, buonasera a tutti. Il rapporto fra il cinema e la letteratura è abbastanza semplice, cioè nel senso che il cinema ha bisogno di storie, di solito i romanzi contengono delle storie e quindi il cinema cerca storie dentro i romanzi. Spesso nel fare questo poi vedremo che delude, diciamo, quelli che scrivono le storie, ma questo è un altro discorso. Ma quello che senz'altro è interessante stasera esaminare insieme ad Andò e a Cunningham è che ovviamente il cinema e la letteratura sono due linguaggi differenti, e quindi nel momento in cui il cinema prende un libro e decide di farne un film si pone il problema di tradurlo, perché sono due lingue. Se si volesse fare un gioco di parole si potrebbe dire che uno è il linguaggio delle immagini e l'altro è il linguaggio dell'immaginazione. Si tratta evidentemente di tradurle uno nell'altro, e siccome, come ben si sa, come sa chiunque gli sia capitato nella vita di tradurre un libro, ogni traduzione è anche un tradimento, è evidente che ogni volta che si fa un film da un libro in qualche modo anche lo si tradirà. Quindi è molto interessante che due autori con esperienza, come già veniva accennato, molto differenti, ma con due autori di romanzi che sono stati tradotti in film, in primo luogo, e partirei da qui, ci raccontano la loro esperienza. Come veniva detto, Robert Andò è in primo luogo un regista e poi ha fatto scritto un romanzo, Il trono vuoto. Da questo romanzo ha fatto un film, Viva la libertà, fra l'altro di successo e che personalmente a me è molto piaciuto. È interessante notare che peraltro nel fare questa operazione Roberto, e questo magari poi ce lo racconta, ha deciso di non farla da solo questa traduzione, cosa che magari uno si immagina sarebbe stata naturale. Dice, io ho scritto il libro, sono un regista, ho forse bisogno di uno sceneggiatore? Sì, ha risposto Roberto, e quindi questo è un primo punto che a me mi interessa. Il caso invece di Michael Cunningham è opposto. Michael Cunningham ha scritto, almeno questa è l'esperienza che ho io, poi ne avrà ovviamente altre, ma un bellissimo romanzo, The Hours, Le Ore, che è diventato, fra l'altro anche quello, un bellissimo film. In quel caso Cunningham mi pare abbia fatto una scelta molto differente, non solo perché lui non è un regista, quindi, ma
perché non ha nemmeno partecipato al lavoro di sceneggiatura. Come dire, immagino, ma poi sentiremo lui, io il libro l'ho scritto, se qualcuno ne vuol fare un film non sono necessariamente affari miei, diciamo così. Sì, infatti rispondo. Va bene, quindi queste, ripeto, sono, come vedete, due esperienze molto differenti. Quindi io comincerei dal farcele raccontare. Non so, andiamo in ordine alfabetico, quindi, e cominciamo con Roberto Andò. Buonasera. Ma io devo confessare che questa voglia di fare il film dal mio romanzo l'ho subito vista dopo la prima eccitazione, nel momento in cui il film si è cominciato a rendere possibile, cioè tutti quegli aspetti produttivi che di solito angosciano erano già risolti, mi sono chiesto francamente chi me lo fa fare. E perché c'è un doppio salto mortale, cioè sei l'autore di un romanzo e devi tradirti, devi necessariamente fare delle scelte che probabilmente ti deluderanno, probabilmente deluderanno gli spettatori. E c'avevo una fortissima motivazione futile, e quindi la voglio confessare, perché di solito si pensa che ci sono delle motivazioni straordinariamente alte, invece nel mio caso c'era una motivazione semplicissima, banalissima. C'è una scena del mio libro in cui questo segretario del partito, che è il protagonista interpretato da Servillo, è già fuggito, è già stato sostituito dal fratello gemello, sempre interpretato da Servillo, e viene rintracciato da questo suo factotum, che è interpretato da Mastandrea, e viene portato in un ristorante. È il primo contatto con quest'uomo, lui sa che quest'uomo è stato per molti anni in manicomio e lo lascia un attimo da solo, perché viene raggiunto da una telefonata e deve allontanarsi, e si avvicina un giornalista che lo riconosce e lo scambia per quel segretario di partito che ha visto mille volte, gli dice: beh, insomma, sono contento, vorrei farle qualche domanda. E poi gli chiede: ma questi capelli grigi sono il segno di una recente malattia? E lui risponde: no, sono un messaggio agli italiani, smettete di tingervi. Ecco, il vero motivo per cui ho fatto il film è esclusivamente vedere questa scena, non ci sono altre motivazioni. Quindi questo per sgombrare il campo da qualunque vertigine. Poi da lì si comincia a ragionare sul fatto che è un'esperienza molto singolare. Ci sono dei precedenti, si parla Lichet, molto alti, basti pensare che Pasolini ha tratto il suo cinema all'inizio proprio dai suoi romanzi, a Cattone, basti pensare a un ospite che c'era qui l'anno scorso, Emmanuel Carrer, che ha tratto da La Moustache un bel film, e quindi si capisce che questo tipo di capriola tenta, è una tentazione. Perché uno si butta in questa impresa spericolata? Per cercare qualche cosa che nel libro non c'è? O per fare una sfida a se stesso su questa, soprattutto nel mio caso, essendo io un regista che si è molto occupato anche di personaggi che appartengono alla letteratura. Il mio primo film, il mio film d'esordio, era dedicato a Giuseppe Tomasi di Lampedusa, e anche quella era una bella capriola. E in questo caso io volevo perdermi in un paesaggio molto preciso, che è il paesaggio del volto. Essendo un film costruito, un libro costruito sull'idea di la tentazione che tutti noi abbiamo di liberarci di noi stessi, della nostra pesantezza, e avere qualcuno che invece ci porta in giro con lo stesso volto leggero e geniale, l'idea che uno stesso attore potesse fare e raccontarmi e farmici precipitare dentro questo paesaggio della somiglianza era per me irresistibile. Ovviamente io dovevo avere un tramite fondamentale e l'ho trovato in
Tony Servillo, cioè era la condizione per la quale fare il film. Ma la letteratura arriva chiaramente, ci sono delle pagine straordinarie di Proust che ci racconta il volto di Albertina addormentata, non che non ci si possa perdere in un paesaggio altrettanto bene, ma il cinema ha questa caratteristica di farti perdere fisicamente dentro quei tratti del volto. E questa qui è, diciamo, la costruzione, l'esperienza di costruzione del film, il fatto di volere un complice, cioè di volere un professionista della sceneggiatura e di non farlo da solo. Questo perché credo che inevitabilmente uno scrittore che ha scritto un romanzo sarebbe conservativo, ha bisogno di qualcuno che è molto più libero nel rapporto con la materia narrativa, e io sapevo di volerlo tradire, e in qualche modo questo tradimento è arrivato per vari approssimazioni. L'aspetto principale è il fatto che si era già depositato anche un commento sul romanzo che mi ha molto sollecitato riguardo al film. Cioè tutto quello che era stato scritto sul romanzo è stato un'ispirazione molto forte per arrivare all'essenza del film. Quindi, per esempio, quindi quando tu hai scritto, se ti interrompo un attimo, quando tu hai scritto il romanzo non stavi già pensando che poteva essere un film? No, io mi rendevo conto che c'era una vicenda, ma solo quando era completamente definito, si è proprio reso chiaro che si sarebbe potuto fare un film per me. E fino a quel momento l'idea del romanzo mi era venuta proprio perché mi sembrava che si potesse fare meglio col romanzo, si potesse raggiungere l'interiorità di un uomo politico, la zona d'ombra di un uomo politico, molto più attraverso quello che è lo strumento, il carattere del romanzo. E mi sembrava, cioè, che tutta questa voglia di penetrare nella testa di un uomo politico in crisi, in un momento in cui si sfalda l'idea della politica, fosse molto più possibile attraverso il romanzo. Quindi adesso dico, senza addentrarmi troppo, per esempio nel finale del libro, il finale del libro è completamente diverso, nel film c'è un'ambiguità sostanziale che nel libro io non avevo assolutamente premeditato, nel film c'è una straordinaria ambiguità che è dettata proprio dall'idea vertiginosa della somiglianza, cioè del fatto che questi due fratelli che partono con dei caratteri completamente diversi, l'uno è geniale, leggero, empatico, l'altro è in ombra, malmostoso, in qualche modo non riuscito rispetto a molte cose fondamentali della vita, e alla fine, pur avendo l'uno un rapporto di gratitudine verso l'altro, cioè il falso verso il vero, alla fine sono identici, e di fronte all'osservatore esterno c'è l'idea che di un enigma, dell'enigma della somiglianza. Ecco, quello per me, per esempio, è stato un viaggio cui mi ha condotto il cinema, che forse per varie ragioni, che io non, adesso voglio dire, parlando di un carattere generale, penso che quello che mi interessa e mi ha interessato anche le altre volte in cui mi sono ispirato a un romanzo non scritto da me, per esempio io mi sono ispirato a un romanzo di Josephine Hart, del Reconstructionist, e ho fatto un film che si chiama Viaggio Segreto, è una cosa stranissima. E in quel caso lì, quello che mi interessava, quello che mi ha sempre interessato, anche quando ho preso la storia di Tomasi Lampedusa, non è tanto l'aspetto, come dire, letterario. Mi interessa una cosa che posso portar via alla letteratura, e cioè la possibilità di catturare l'invisibile. Cioè
lavorando con le immagini, lavorando quindi essenzialmente in un codice totalmente diverso, quello che puoi portare via un romanzo è un tesoro nascosto che è l'invisibile. E il mio rapporto col cinema è di tipo romanzesco. E quindi io rivendico al cinema la possibilità di essere sostanzialmente romanzesca. E penso che ci sia una tradizione in Italia, minoritaria, perché è evidente che c'è stata un'egemonia neorealista, tutto il cinema dei padri da cui noi dipendiamo è il cinema di Rossellini, De Sica e Visconti, ma già con Visconti si comincia, come dire, c'è una fortezza dentro cui penetra un dubbio e comincia poi un'erosione del neorealismo. E alcuni registi sono degli straordinari interpreti di questo romanzesco. Che cos'è il romanzesco? È un'opzione del potrebbe accadere invece che del è accaduto. E quindi, ad esempio, appunto, gli inglesi distinguono molto bene history and fiction. Ecco, il rapporto è fra un'entità a cui tu credi perché hai, diciamo, una fiducia estrema nei confronti del passato e quindi pensi che tutto si possa ricostruire, oppure tu pensi che il passato è un fantasma come gli altri. E allora il romanzesco è questa opzione che la mente umana convoca continuamente tra quello che c'è e quello che noi vorremmo convocare. Questo aspetto, secondo me, fa parte costitutivamente del cinema, diciamo, è la forza trainante del cinema. E si può ovviamente frequentare o si può anche evitare, e ci sono dei registi che la frequentano e dei registi che la evitano. Grazie. Esperienza invece di Michael Cunningham. I may be the only living writer who was happy about the movie made from his novel. Io forse sono l'unico scrittore vivente che è felice del film che hanno fatto del suo romanzo. Grazie. Oh, great. Grazie. I did have a funny sort of very different experience. The screenplay was written by David Hare, a brilliant English playwright. He was more respectful of the book than I was. Io ho avuto in effetti un'esperienza abbastanza diversa. La sceneggiatura è stata scritta da David Hare, che è uno scrittore, un commediografo inglese, e lui ha rispettato molto di più il romanzo di quanto non l'abbia rispettato io. He would say, I'm having a terrible time working this lovely scene in, and I would say, oh no, I wrote that on a Tuesday morning with a hangover. It's not that good, get rid of it. Lui mi veniva da me e mi diceva, è terribile, non riesco proprio a trovare il modo per fare entrare quella bellissima scena del tuo romanzo nel film. E io gli ho detto, ma no, ma quella è una scena che ho scritto un martedì mattina, che avevo bevuto troppo la sera prima, è terribile, eliminala. It turned out part of my job, as David worked on the screenplay, was to release him from his respect for the book. Alla fine, parte del mio compito mentre lui lavorava a scrivere la sceneggiatura era proprio di liberarlo dal rispetto eccessivo per il mio romanzo. Because I don't have much patience with those writers who think of their books as some kind of holy text that must not be violated. A novel, when it's published, is neither more nor less than the best book you could write at that time in your life. Io non ho veramente molta pazienza con quegli scrittori che una volta che hanno scritto un libro che viene pubblicato pensano che quello sia un testo sacro che non possa essere violato da nessuno. Un romanzo non è né più né meno che la cosa migliore che avresti potuto scrivere in quel momento. A year later, you've grown and changed. If I had the time and the energy, I would go to bookstores and cross out lines in the hours and add other lines in the margins.
un anno dopo aver pubblicato il romanzo. Sei cresciuto, sei cambiato. Io, se avessi il tempo e anche l'energia, passerei il mio tempo nelle librerie, andrei a ritrovare i miei romanzi e scancellerei quelle righe che non mi vanno più bene e scriverei annotazioni nei margini. So, given that that's my feeling about books, my own books, I was naturally eager to see what the very gifted playwright David Hare would do with this story. That would be different. That would surprise me. What would be the fun of going to the premiere and seeing your book perfectly rendered into a movie? It's not good sex. You want to be surprised. You hope you'll be pleasantly surprised, but you want to see what another intelligence, another mind, another heart will do with the story and the people you created. E quindi io veramente volevo capire il mio libro come poteva essere trasformato da uno scrittore inglese di talento qual era David Hare. Volevo vedere che differenze avrebbe introdotto, in che modo mi avrebbe sorpreso. In fondo, che divertimento c'è ad andare alla prima del film che hanno fatto del tuo romanzo se è perfettamente identico al tuo romanzo? È come il sesso. Ci vuole un po' di sorpresa, speriamo che la sorpresa sia piacevole, speriamo e vogliamo capire che cosa un'altra intelligenza, un altro cuore, un altro cervello ha potuto contribuire a quello che avevi scritto tu. David Hare and I only had one fight, which I'll tell you about later if there's time. I don't want to go on and on. Io e Hare ci siamo litigati una sola volta, forse ve ne parlerò più tardi se c'è tempo. Oh, I'll tell you about it. I'll tell sì, you about the fight. Okay. Ve lo dico. There is a scene in which the character played by this brilliant American actress, Julianne Moore, is leaving. She leaves her child with a neighbor, and she goes to check into a hotel room thinking she might end her life. She's not sure. But she's become so depressed that she wants to go someplace anonymous and think about whether she wants to leave that room or not. C'è una scena in cui il personaggio interpretato dalla meravigliosa attrice americana che si chiama Julianne Moore decide di partire, lascia la sua figlia con un vicino di casa, va in un albergo e sta decidendo se porre fine alla sua vita. Non è ancora sicura, è molto depressa e sceglie questo luogo di grande anonimità appunto per decidere che cosa farà, se finirà la vita o no. So, David Hare had her go into the garage and take down a gun and put it in her purse. And I said, David, about the gun. They wouldn't have a gun. If they somehow had a gun, there's a psycho killer loose in the neighborhood and they have to defend themselves. She wouldn't do that. She wouldn't do that to herself. She wouldn't want to be found that way. E David Hare aveva scritto che doveva andare prima di lasciare casa nel garage dove trovava un'arma, una pistola o un fucile, se lo metteva in borsa, e io le ho detto, no David, loro, questa famiglia non avrebbe un'arma nel garage, e anche se per caso avesse un'arma nel garage, lei, il personaggio, non farebbe questo perché non vorrebbe essere ritrovata dopo essendosi uccisa con un'arma da fuoco. And David said, yes, well, there is this stereotype that when women kill themselves, they do it with pills, and when men kill themselves, they blow their brains out. I want to explode that stereotype. E David mi ha detto, ma no, c'è questo stereotipo per cui le donne quando si vogliono uccidere lo fanno con le pasticche. E gli uomini quando si vogliono uccidere si sparano un colpo al cervello e si spappolano il cervello. Io voglio contraddire questo stereotipo. And I listened and I thought, no,
David Hare, English person, you just think all Americans have guns. And I'll bet you think if this argument goes on much longer, I'm going to take out my gun and shoot you. E io gli ho detto, no, non è vero, tu sei un inglese e tu sei convinto che tutti gli americani hanno un'arma da fuoco in garage. E anzi, sono sicuro che tu pensi di me, visto che sono un americano, che se questo nostro litigio continua ancora un po', tirerò fuori la mia pistola e ti sparerò. We talked to Stephen Daldry, the incredibly gifted director, also an English person, who said, oh no, the gun, we're using the gun. Abbiamo parlato anche con il regista, anche lui inglese, un bravissimo regista, però anche lui inglese ha detto, no, abbiamo bisogno di usare l'arma da fuoco. So I called Julianne Moore and said, what do you think about the scene with the gun? Quindi ho chiamato la Julianne Moore, l'attrice, e le ho detto, tu cosa pensi di questa scena con la pistola? She said, I hate it, I was going to try to make it work, but now that I know that you, the novelist, are opposed to it, I'm simply going to refuse to play it that way. Io odio quella scena, ci avrei messo tutta la mia capacità per cercare di interpretarla, ma adesso che so che tu, l'autore del romanzo, sei contrario all'idea della pistola, allora la rifiuterò del tutto. And so, no gun. And the obvious lesson here is if you are losing an argument, just call a movie star and get them to agree with you, and you always win. Quindi abbiamo fatto senza la pistola. E naturalmente la lezione che impariamo da questa storiella è che se stai litigando con qualcuno e non stai vincendo con le argomentazioni, chiama una stella del cinema e vedrai che la risolvi a tuo favore. Sì, da un lato sicuramente l'atteggiamento di Michael Cunningham è un atteggiamento sano, cioè in qualche modo lui dice io ho scritto il libro, una volta che l'ho scritto, così come il libro diventa di qualunque lettore lo legge e lo può quindi liberamente interpretare, allo stesso modo chi ne farà un film è libero parzialmente, vista questa questione della pistola, ma sono parzialmente libero di farne quello che ritiene più opportuno. In qualche modo è la stessa cosa che diceva peraltro Roberto, diciamo in un modo un po' schizofrenico, in cui da una parte c'è Roberto e dall'altra c'è Andò, però in qualche misura diciamo anche il coinvolgimento di uno sceneggiatore vuol dire prendiamoci delle libertà rispetto al testo originale, e fra l'altro chi ha letto il romanzo e ha visto il film può constatare che si sono presi delle libertà rispetto all'autore. Benissimo, tutto questo va benissimo. Io però allora ho un'altra domanda che vorrei fare ai nostri due scrittori. La prima è questa. Tutto questo va bene, ma un libro dura più di un film. In genere un libro dura più di un film, cioè non solo perché ci si mette più tempo a leggere un libro che a vedere un film, ma perché in un libro entrano molte più cose di quanto ne entrino in un film. E in particolare questo succede con i libri di qualità, non solo diciamo ovviamente perché che ne so, la ricerca è così lunga che farne un film è quasi impossibile, ma anche perché c'è la profondità dentro i libri, c'è appunto i pensieri, tutte quelle cose diciamo che nel film è molto più difficile trasmettere. Probabilmente quando lo sceneggiatore delle ore pensava di mettere in mano a Julianne Moore una pistola, gli serviva anche a far capire meglio le intenzioni di Julianne Moore, cosa che invece ovviamente scrivendo il romanzo era molto più semplice. Tant'è vero che spesso ci sono film belli da libri brutti, cioè da libri, come posso dire, più semplici, e ci sono libri belli, se no, da racconti. Te prima citavi Visconti, Morte a Venezia, per esempio.
È un bellissimo film da un racconto, però non da un romanzo. Quindi questo tema voi come lo vedete? Cioè, è vera questa mia impressione, cioè che in un libro ci sono più cose e quindi in qualche modo la trasformazione in un film richiede una semplificazione, o invece è una cosa, diciamo, appunto, che rientra nella traduzione, cioè o è un percorso differente al termine del quale, perché in fondo l'ultima parte della tua risposta era un po' questa, invece anche nel film ci possono essere delle cose che in un libro non ci riescono a stare. Ma prescindendo dal, per un attimo, dal mio film, ci sono esempi straordinariamente utili, no? Perché per esempio, tanto c'è un esempio che mi piace, perché molto spesso si pensa che un cineasta va a setacciare il territorio della letteratura per rubare una trama, e questo secondo me è il grande errore. Quando accade questo c'è un grande errore. Se tu pensi che c'è qualcuno che ha fatto per te quel lavoro che poi si riassume nel trafiletto sul giornale che ti racconta quella storia, quello è proprio l'errore scolastico, da manuale proprio. E ci sono degli esempi in cui, per esempio, un romanzo che io personalmente ho amato, di uno scrittore che amo come Moravia, nelle mani di Godard, fa un tradimento che in qualche modo distrugge proprio la trama ed entra in un gioco in cui io penso di essere entrato anch'io. Certo, non fino in fondo, perché era difficile nella mia storia venir meno al perno, che è lo scambio di persone fra due gemelli, ma ci sono dei momenti in cui il cinema ti consente questa dissoluzione della trama ed entri in una materia che è fatta di altro. E a questo viaggio sono molto riconoscente nel, come dire, passaggio dal mio romanzo al film, perché ti permette appunto di scoprire delle zone che non sono, ecco, diciamo, le metterei sotto il titolo semplicemente complicato. Non è semplice soltanto, da un certo punto di vista è molto semplice, perché il cinema è essenziale ed è anche per vocazione popolare. Da un altro punto di vista è molto complicato, e riesce a fare con pochissimo, in un'economia di mezzi straordinaria, riesce a convocare delle cose difficilissime da convocare con la letteratura. E quindi penso che ci sia un gioco straordinario. I film che io amo personalmente non hanno una trama. Io penso che e molte volte sono presi anche da opere letterarie. Cioè, per esempio, adesso dico Chinatown è un film che io amo moltissimo. Io sfido qualcuno a raccontare la trama. Mulholland Drive di Lynch. Qualcuno che racconti la trama e riesca a dirla tutta, non c'è. Ma persino se tu racconti il rapporto confidenziale di Orson Welles, c'è il rischio che fai delle invenzioni perché non ti ricordi. Ed è forse la prerogativa dei grandi film, è proprio che ogni volta devi rivederli, perché dimentichi qualcosa. Allora, in quel dimenticare qualcosa c'è il tesoro del cinema, c'è quella cosa preziosa che il cinema può dare alla letteratura, quella profondità semplice, ingannevolmente semplice, che il cinema ti può dare. Appunto, il labirinto di Chinatown, in cui a un certo punto vuoi seguire la trama, adesso c'è una detection, cioè, e poi capisci che non c'è più un cazzo da fare, non puoi seguirla questa, devi abbandonarti a quel labirinto, come ci si abbandona il protagonista. E in questo senso, quando dicevo che sono state utili tutta l'esperienza che si era depositata sul romanzo, io dico la verità, cioè tu capisci poi, facendo questa specifica cosa che ho fatto io, perché l'esperimento di autoerotismo, se devo stare alla soddisfazione sessuale di cui parlava Cunningham, fare tutto da solo,
E da quel punto di vista io mi sono avvalso di tutta una serie di suggestioni che non venivano da me, quelle cose che i lettori ti restituiscono, alcuni sono lettori specializzati, ma che ti restituiscono dandoti una lettura del tuo romanzo che improvvisamente apre degli squarci per il cinema. Per esempio il finale io lo devo ad alcuni commenti, tra cui un commento di Massimo Cacciari che mi è stato molto utile, un commento al romanzo che mi è stato molto utile per trovare il finale del film. Dici, ma come può un commento che è un'opera di, come dire, decodificazione dei significati di un film servire? Può servire perché ti apre una porta che è totalmente inattesa, che nel tuo romanzo c'è, ma che non è detto che tu debba prelevare e portare in primo piano per, nel momento in cui scrivi la sceneggiatura. Quando tu vedi, per esempio, un libro che è molto amato fatto film, non hai quasi sempre, via per la verità, la sensazione che qualcosa si sia ridotto? No. Ma sai, tu potresti dire che Jules et Jim è, che io trovo un romanzo incantevole, è più, come dire, profondo del film. Io non lo potrei dire. Puoi dire che ci sono tantissimi esempi di romanzi che nell'essere proprio pedissequamente letterari ti deludono enormemente, perché viene mancato l'appuntamento col cinema, non so, e quindi non c'è quell'atteggiamento come dire criminale che ha usato Godard con Moravia. Si pretende di non tradurlo appunto. Nel caso del film di Michael, del film che è stato tratto dal romanzo che a me è molto piaciuto di Michael Cunningham, il film è un film straordinariamente risonante, è un film dove magari qualcuno potrebbe dire, ma perché fare Virginia Woolf? Adesso io sto dicendo delle cose perché mi sono trovato nella stessa situazione, cioè quando tu hai un personaggio nel romanzo di Michael, tu hai l'immagine di Virginia Woolf e quando tu leggi il romanzo pensi alle immagini che hai visto di Virginia Woolf. Quando vedi il film c'hai un'attrice cui è stato messo l'immagine di Virginia Woolf. Questo è il cinema. Io, per esempio, ho fatto un film su Tomasi Lampedusa, ero fortunato perché Tomasi Lampedusa è molto meno conosciuto, non ha un'immagine così evidente e così popolare, ma mi sono rifatto a un passaggio di una biografia in cui qualcuno diceva se lo incontravi per strada era come incontrare un generale in pensione, e quindi io ho scelto l'attore che corrispondeva a quell'immagine di un generale in pensione. Se avessi scelto il monumento Lampedusa cercando di fare il monumento di uno scrittore che in posterità ha avuto il successo che avrei sbagliato. Grazie. You know, I agree. I was been thinking about when you opened by talking about feeling readers who have loved a book feeling betrayed by the movie. Sono d'accordo. Sto pensando molto da quando ha cominciato a parlare del fatto che dei lettori che hanno amato molto il romanzo possono sentirsi traditi dal film. What happens between a writer and a reader? The writer imagines the book and then the reader reimagines the book. Cosa succede tra lo scrittore e il lettore? Lo scrittore immagina il libro, ma poi il lettore lo reimmagina. The reader rewrites the book. E in un certo senso il lettore lo riscrive. I mean, quick, think Raskolnikov, Anna Karenina, Don Quixote. Everybody has an image. It's all different. Pensate velocemente a Raskolnikov, o Anna Karenina o Don Quixote. Ciascuno di noi ha un'immagine e ogni immagine è diversa. There's a gentleness in literature. There's a book includes the reader.
C'è una dolcezza nella letteratura. Il libro include, abbraccia il lettore. A good movie, on the other hand, seduces you forcefully. Invece un buon film ti seduce ma con forza. Slaps you around a little bit. Ti schiaffeggia un po'. Forces you into feelings that you did not necessarily agree to. Ti obbliga ad avere delle sensazioni che non necessariamente vuoi provare. It's like your sweet, gentle lover, the book. È come l'amante dolce mite che è il libro. Has died and been reincarnated as a sort of handsome brute who throws you down and has his way with you. È come se questo dolce amante che era il libro si rincarni in questo bellissimo giovane ma un po' brutale amante che ti strapazza. Both are fabulous and valuable experiences. Tutte e due sono esperienze favolose e di grande importanza e valore. Yeah, and the movie is your more masterful, cruel lover, and deal with it. Let him in. E quindi il film è così, è il tuo amante più crudele, più padrone forse di te, e tu gli vuoi bene, però è il tuo amante. And tu so lo a good, lasci, yes, lo prendi. And so a good movie, yes, things are missing because a movie has to be relentless. A movie has to never let you go. I fought about the gun going into Julianne Moore's purse. Did I understand their desire for a shot of a gun going into somebody's handbag? Of course I did. E il film deve essere così, quasi senza tregua, deve proseguire senza tregua e senza interruzioni. Quella storia della pistola. Io avevo capito, sì, certo che avevo capito perché loro pensavano di aver bisogno di quella pistola. In realtà, quindi, tutti e due siete abbastanza... Vabbè, Roberta, andò per motivi comprensibili, diciamo, perché... no, non voglio stabilire percentuali, ma diciamo... Sicuramente è anche un regista cinematografico e teatrale e quindi capisco, diciamo, la fascinazione molto forte rispetto agli elementi, diciamo, in cui in qualche modo il cinema riesce a trovare delle cose che sono nascoste nel libro. Nella prima risposta ti ho proprio detto questo, diciamo, qualcosa che è dentro il libro e io non riesco a trovare nel romanzo, ma che invece in qualche modo il film può tirare fuori. Perché io avevo un po' ingenuamente, ma poi mentre vi ascolto mi vengono in mente tutta una serie di esempi, Lolita per esempio, diciamo, che per il cinema questo fosse difficile da fare proprio perché hai di fronte a te un'immagine, quindi la libertà di me spettatore cinematografico a me sembra minore della mia libertà di lettore, no? Mi pare sia il Tristram Shandy di Stern, che a un certo punto lui invece che descrivere il personaggio lascia un pezzo vuoto e dice: com'è il personaggio, immaginatevelo voi. Ecco, ora questa cosa ovviamente in un film non si può fare, anzi da questo punto di vista è molto meglio avere un personaggio storico, perché in qualche modo te lo posso suggerire e appunto Virginia Woolf io me la immagino più o meno uguale a te, ma quando invece il personaggio è un personaggio, diciamo, totalmente inventato dallo scrittore, quando io lo vedo rappresentato sullo schermo, ecco che invece possa avere una forma di reazione, perché non assomiglia come io me lo sono immaginato. Però è vero quello che diceva poi appunto anche Cunningham, che quindi, nonostante sia solo uno scrittore,
mi pare abbia molto rispetto anche per chi, diciamo, lavora con un altro linguaggio. Appunto, c'è uno spazio, una forzatura, una violenza, diciamo, buona nel cinema, che effettivamente forse la letteratura non è, un'immediatezza, no, è come leggere un testo teatrale o vederlo recitato a teatro, c'è un impatto perché siamo tutti insieme a vederlo in quel momento che la lettura individuale non può avere. Quindi forse si tratta semplicemente di una grandissima sfida, ecco. Ma vorrei però chiedere una cosa a Cunningham prima di tornare poi anche a Roberto. Ma quando tu scrivi un romanzo, tu lo pensi mai anche da un punto di vista, come posso dire, dell'immagine, cioè cinematografico? O è una cosa per te completamente separata? Never, ever, mai. Ever. I think mai. If you, as a novelist, start to think of the book as some kind of midway point toward a movie, you're in trouble. Io penso che se come romanziere cominci a pensare al tuo libro come un punto di passaggio, come un ponte verso un altro mezzo di comunicazione, credo che sei nei guai davvero. I was, as I said, very happy with the movie they made from The Hours. Come ho detto, a me è piaciuto moltissimo, ero felice del film che è stato fatto di Le Ore. But I can't help but notice, this wasn't exactly conscious, but I've written two books since then that could not possibly be made into movies. Ma non è stato fatto in modo consapevole, ma vi assicuro che i due libri che ho scritto dopo di quello non potranno mai essere trasformati in film. You know, I just want one quick thing. I actually have started working with screenplays, and believe me, I hope it's clear that I love movies. I love movies really as much as I love books. And I love the movies as an art form. I also love cheap, sleazy movies. Io vorrei che fosse chiaro, recentemente ho cominciato a lavorare anche su sceneggiature, però vorrei che fosse chiaro che io amo davvero il cinema. Amo il cinema come amo i libri, come forma d'arte. Mi piacciono anche i film volgari e da poco. As a novelist, I just have to write novels in a certain way, with some aspirations to, embarrassing, you know, profound depths. I just sold a horror movie. Is what? I just sold a horror movie to Hollywood. Yeah. That I wrote. You wrote? Oh. Yeah. Okay. Come romanziere, però, vi devo dire la verità, come scrittore, è un po' imbarazzante dirlo, ma io devo aspirare ad una certa profondità. Devo assolutamente nello scrivere i romanzi. Però nel frattempo ho scritto una sceneggiatura per un film dell'orrore che sono riuscito a vendere a Hollywood. Like a regular, straightforward. I mean, I hope it's not. I hope it has something a little special about it. But you know, what was that noise in the basement? Who's that out there? Spero che si tratterà di un film dell'orrore un pochino speciale, un pochino meglio degli altri, ma in fondo però le battute che ho scritto è: che cos'era quel rumore in cantina, chi è quell'ombra là fuori. Quindi questo è ciò che ho scritto. And for in this case I feel like the movies have saved me for a little while from my crushing self-seriousness. E quindi da questo punto di vista io spero, sono convinto, che il cinema forse mi ha salvato, perlomeno per un certo periodo, da questa mia eccessiva serietà e prendermi sul serio anche. Perché questo fa sempre bene, no? That's always good. Però alla fine, diciamo, forse Cunningham, proprio nel dire appunto, ho scritto dei libri intraducibili in film, e se faccio una sceneggiatura, appunto, faccio un film invece di genere, in qualche modo gli viene un po' fuori quello che viene un po' fuori anche a me, e cioè che a noi forse, diciamo,
la letteratura ci sembra un po' più contenere più profondità, ha detto lui, ecco, contenere più profondità. Quindi però io chiuderei invece con Roberto, che sostiene quasi il contrario. No, non il contrario, perché non avrebbe senso, no. Ma posso raccontare... No, aspetta però un attimo, perché invece sta borbottando di no. I didn't mean to imply that I think books are more profound than movies. I would take anything from Citizen Kane to Bresson's Diary of a Country Priest over all but maybe half a dozen novels. Please don't imagine that I think of the movies as a sort of less serious art form. I don't. I'm aware of differences, as they should be, but not I don't rank them. No, non volevo in assolutamente dire che i libri sono una forma d'arte più profonda del cinema. Non volevo affatto dire questo. Per esempio, per me un film come Quarto Potere, come Citizen Kane, Quarto Potere, oppure Il diario di un prete di campagna di Bresson, sono una forma artistica superiore a, direi, quasi tutti i romanzi mai scritti, tranne una mezza dozzina. Quindi assolutamente non volevo dire che il cinema è una forma artistica meno seria. No, ma questo non ci provare. Non l'ho detto nemmeno io. Non ci provare. No, no, non meno seria. Secondo me... No, io quello che dico è che adesso, per esempio, evocare... Io sono stato molto amico di Harold Pinter. Harold Pinter, che tutti noi conosciamo come un drammaturgo intransigente che ha lasciato dei capolavori del teatro, è stato uno sceneggiatore straordinario, ma è stato uno sceneggiatore proprio appassionato, e a volte il cinema gli ha consentito di scoprire dei capolavori della letteratura. Per esempio, lui ha raccontato che la recherche che lui ha scritto, la riduzione che lui ha fatto per Joseph Losey, è stato l'anno più straordinario della sua vita, prima di tutto perché ha letto quel romanzo che non aveva mai letto, e poi perché la sceneggiatura gli consentiva di fare, lui diceva, sia il pugilato, sia la danza. E allora questa mescolanza tra danza e pugilato io credo che è l'essenza del cinema. E lui è arrivato anche a fare, devo dire, perché l'ho letta e me l'ha data, c'è un testo che amo molto, poi l'ho fatto anche in teatro, Old Times, che riguarda proprio quello che dicevo quando parlavo del romanzesco, no? Vecchi tempi, racconta di tre persone in una stanza e cominciano a parlare del fatto che tutti e tre sono state probabilmente a vedere in una certa sala un film che si chiama Il Fuggiasco, ma cominciano a diventare delle cose nella nebbia. Lei non si ricorda se c'era anche lui, loro due probabilmente erano le mascherine del cinema, una delle due invece si ricorda di essere andato lei con lui, cioè comincia una cosa in cui ognuno dà una versione e ci sono anche particolari molto incerti sul film. Questa dimensione, che è straordinaria perché è quello che è il nostro rapporto col cinema oggi, cioè il fatto che il cinema è diventato una parte della nostra vita, una specie di regesto, come dire, dei nostri, anche del nostro vissuto, che combina quello che è il nostro vissuto con scadenze e date che riguardano appuntamenti coi film. Cioè, certi film ci raccontano molto di più di noi stessi perché li abbiamo visti in un certo momento, eccetera. Ecco, quel film lui, che fece Visconti in Italia, e lui lo prese a, come è noto, lo buttò fuori, gli buttò una monetina e gli disse: la prossima volta si occupi di un autore morto. Quel film lui tentò anche di farlo scrivendo la sceneggiatura per Steve McQueen, e lì riuscì a fare di quest'opera, che è uno dei capolavori del suo teatro, esattamente quello: box e danza, cioè a tradirsi, nel senso che quel precetto di Hitchcock, il cinema è la vita senza le parti noiose,
che applicato al teatro di Pinter diventa paradossale, lui è riuscito a darsi un metronomo attraverso quella massima. E quindi quella cosa che dice Michael Cunningham, io lo capisco, cioè questo rapporto tra la scrittura profonda del pura di chi esplora un romanzo, eccetera, eccetera, e il fatto che applicandosi alla sceneggiatura possa rianimarsi, trovare una dimensione che non necessariamente possono essere dei film come Citizen Kane, ma possono essere anche o Il Viale del Tramonto, che io citerei, diciamo, come uno dei libri che confuta la tua teoria che il cinema non può battere la letteratura. La Viale del Tramonto. No, ci sono un'infinità di film che molto più belli dei libri da cui vengono fuori. E quindi diciamo che adesso non voglio fare, diciamo, però il romanzo molto spesso si occupa del non detto. Io quando ho fatto per esempio il film su Tomasi di Lampedusa ero partito da una memoria straordinaria di Francesco Orlando che ha raccontato il suo rapporto con Tomasi di Lampedusa. E chi lo conosce questa storia sa che Francesco Orlando a un certo punto ebbe il privilegio di essere l'unico allievo di Tomasi di Lampedusa che gli insegnò prima la grammatica e la lingua inglese e poi gli fece dei corsi di letteratura inglese e francese. E fu un rapporto complicato e Francesco Orlando venne fuori subito, quasi subito dopo la morte di Tomasi di Lampedusa, quando già il romanzo era diventato un successo mondiale, con un librettino in cui raccontava delle cose e soprattutto ometteva mille cose, cioè evitava di parlare di tutto quello che era stato il rapporto tempestoso, feroce fra queste due persone, cioè soprattutto di Lampedusa nei suoi confronti. E quindi come se a un certo punto leggevi che lui lì in un'ellissi non voleva raccontarti alcune cose. Quella cosa per me è stata molto più importante di tutto il testo, cioè quello che mi ha interessato era proprio raccontare quello che lui ometteva. E in quel senso lì penso che si possa prendere un personaggio reale come ha fatto Cunningham, Virginia Woolf, e metterlo accanto a un personaggio di invenzione. E questo rapporto è sempre possibile, ma non è detto che la letteratura soltanto debba raccontarci il non detto, debba raccontarci ciò che non può essere verbalizzato, ciò che non può essere raccontato in una relazione. E questo io penso che, in questo senso dico che il cinema che mi interessa, che mi ha sempre interessato, è un cinema non letterario ma del romanzesco. E a volte capita che un film che ha una filiazione letteraria non abbia questo romanzesco, mentre ce l'ha un film che non ce l'ha nessun tipo di rapporto, che non ha nessun debito, che non ha nessun prestito. Va bene, io credo che possiamo chiudere qui questa nostra conversazione di stasera. Io ringrazio. Certo, assolutamente. I'm sorry, it won't take long, but I just wanted to tell you this. It's a little sentimental, forgive me. Non ci vorrà molto, però voglio raccontarvi questa storiella. È purtroppo un po' sentimentale, diciamo così. You know, we've been talking about taking a book and adapting it into a movie, but the book is also an adaptation from your life. Abbiamo parlato finora di adattare un libro a un film, per tradurlo in un film, ma il libro in sé è già un adattamento dalla nostra vita. The character played by Julianne Moore in The Hours was based on my mother. Il personaggio interpretato da Julianne Moore nel film Le Ore era basato su mia madre. My parents are not big readers. I miei genitori non sono grandi lettori. And when I showed my mother the book, I thought I was crazy. I thought she would be flattered. Quando ho fatto leggere il libro a mia madre, io ero completamente matto, pensavo che lei ne sarebbe stata lusingata.
that I was saying, to me, you are as important as Virginia Woolf. This book is one third Virginia Woolf and it's one third you. È come se io stessi dicendo, per me tu sei importante come Virginia Woolf. Questo libro è un terzo Virginia Woolf e un terzo te. She didn't feel that way. Lei non la pensava allo stesso modo. She felt betrayed and exposed and taken advantage of. And I thought, yeah, right. Lei si è sentita tradita, messa alla berlina, in un certo senso umiliata. No, this is the sentimental part, but this is an important story for me. Questa è la parte sentimentale, ma per me è una storia molto importante. While they were shooting the movie of the hours, she was diagnosed with cancer. Mentre stavano filmando il film delle ore, hanno diagnosticato a mia madre un cancro. And it happened very quickly. Ed è tutto avvenuto molto velocemente. I called the producers of the movie and said, I don't think my mother is going to get to see the movie. Could you send some scenes over? Ho telefonato ai produttori del film e gli ho detto, non credo che mia madre vivrà abbastanza a lungo per vedere il film finito. Mi potete mandare delle scene che gliele voglio far vedere? And they did. They l'hanno fatto. Some scenes with Julianne Moore. Mi hanno mandato alcuni pezzi, alcuni brani con le scene di Julianne Moore, dell'attrice. And I found myself sitting on the sofa that we'd always had in Los Angeles. E mi sono ritrovato seduto sul divano che avevamo sempre avuto a Los Angeles. With my mother, who, as it turned out, would die in about another 3 weeks. Insieme a mia madre, che sarebbe poi morta circa 3 settimane dopo. Watching her being played by Julianne Moore as if she was already being reincarnated. Ed eravamo lì che insieme guardavamo la mia madre reinterpretata sullo schermo da Julianne Moore come se stessimo già guardando la sua reincarnazione. And it's a movie. She seeing an actress like that be her, she got it as a tribute. She understood it as a gift. E in quel momento, con questo film, nel vedere un'attrice come Julianne Moore che interpretava lei, la sua vita, lei l'ha capito come un omaggio a lei. And I just thought, wow, you know, this movie, even bits of it. E io ho pensato, è straordinario questo film, anche solo dei brani di questo film. Is giving my mother something I couldn't give her with a book. Sta dando a mia madre qualcosa che io con un romanzo non le avrei mai potuto dare. And I just thought, you know, I bow down. This is one powerful medium. E quindi mi sono detto, io mi inginocchio. Questo è un mezzo artistico veramente potente. Wonderful. What a wonderful story, Michael. You're great, you're great. Thank you. It's a wonderful story. Beh, io credo che diciamo conclusione migliore di questo nostro dibattito non ci potesse essere, però aggiungerei una cosa. Molto breve. Pochi mesi fa è morto un fotografo molto bravo che si chiamava Gabriele Basilico. Io avevo fatto 15 anni fa all'incirca un lavoro con lui. Lui andava in giro a fotografare e io avevo scritto un racconto descrivendo il suo lavoro di fotografo. E quando abbiamo finito di fare questo lavoro, io ho scritto il racconto e nel racconto ho detto che invidiavo il fotografo perché le sue fotografie avevano una forza che io con le parole non riuscivo assolutamente a riprodurre.
E lui, quando gli ho mandato questo racconto, mi telefonò e mi disse: sì, io tutto il tempo ho pensato che te che scrivevi avevi rispetto a me un vantaggio infinito, perché le parole sono molto più forti delle fotografie. Allora io vorrei, in questo senso, come posso dire, rassicurare Michael Cunningham, cioè quella cosa si può fare anche con la letteratura, non solo con un film. Grazie a tutti.